Salve a tutti amici amanti del mistero, in questo video ripercorreremo una top 5, curioseremo le retroscena della vita di 5 superstar, ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con il video. Voci di corridoio sostengono che Beyoncé sia morta e che al suo posto sia stata messa una sosia per evitare che il business legato alla sua persona scompaia all'improvviso. La notizia della morte di Beyoncé è stata tenuta nascosta molto bene, ma alcuni acuti osservatori della rete hanno scoperto tutto e l'hanno riferito ai 420. Come al solito però i mezzi di informazione si sono dimostrati complici dei poteri forti e hanno censurato la notizia. Ora osserviamo l'immagine e possiamo notare sospetti cambiamenti fisici evidenti che sono intercorsi tra il 2010 e il 2016 sul corpo della cantante. A questo poi nel corso del tempo si sono aggiunti comportamenti molto strani. In quarta posizione troviamo il mistero di Eminem. È possibile che Eminem sia morto e che sia stato sostituito da un clone? È possibile che questo clone sia controllato dagli Illuminati e nei suoi video inserisca messaggi subliminali? Eminem sparisce dalla scena dal 2004 al 2009. Ma se sei tra i suoi fan, si capisce che c'è qualcosa di strano in lui quando ritorna. La faccia è completamente diversa e sembra molto più giovane, anzi sembra una faccia finta. Lo stesso si può dire del suo flow, completamente diverso da quello precedente dal suo ritorno. Ora guardiamo una foto di Eminem del 2002 e una del suo ritorno. So già cosa state pensando, si è fatta una plastica facciale, lo fanno tutti. Ok, ma allora perché l'attaccatura dei capelli è diversa? Anche gli zigomi non coincidono e gli occhi sono di colore diverso, non sembra una faccia finta? Se siete tra i suoi fan non potete non aver notato quanto siano cambiate le sue canzoni dal 2009 in poi. Poi potete anche dire che non è possibile clonare una persona, ma con la tecnologia di oggi tutto è possibile. Possono facilmente riprodurre una faccia al computer e cambiare la voce con strumenti apposta. Se avete visto il film Face Off, ciò che succede è proprio questo, la clonazione di una persona. Come ultima cosa, nel testo della canzone Public Enemy 1 troviamo molte allusioni a questo fatto. In terza posizione troviamo Elvis Presley che dopo 24 anni di splendida carriera ebbe la sua fase di declino, nel quale iniziò a prendere drasticamente peso e si dedicò alla droga. Elvis scoglì un piano per uscire di scena nel migliore dei modi, si finse morto, anche se secondo altre teorie lui sarebbe morto realmente oppure sostituito da un sosia. Ora passiamo al mistero vero e proprio. Partiamo dal primo indizio che troviamo sulla sua lapide. Il nome Elvis Aaron Presley si scrive con una A, ma sulla lapide ne troviamo due. Si tratta di un errore o un indizio volontario che ci fa capire che Elvis non è più lì? Il secondo indizio lo troviamo nel giorno del suo 82esimo compleanno, nel quale un uomo con le sue fattezze fu fortunatamente fotografato. Terzo indizio, nel film Mamma ha perso l'aereo, alle spalle dell'attrice che interpreta la mamma di Kevin, c'è un attore che fa da comparsa, ma che in realtà guardandolo bene sembra Elvis a tutti gli effetti. In più, in una delle scene più emblematiche del film, il piccolo Kevin si sistema i capelli così come faceva Elvis e intona una canzone dell'artista a mo' di karaoke. La notte del 9 novembre del 1966, Paul McCartney uscì dalla sala prove dopo un violento litigio con gli altri tre Beatles. Salì sulla sua auto per tornare a casa e si fermò a raccogliere una ragazza che faceva l'autostop. I due iniziarono a parlare e la ragazza si rese conto che era Paul dei Beatles. La sua reazione fu così esagerata da distrarre l'artista, che non vide il semaforo diventato rosso. Seppur evitando lo scontro con un altro veicolo, uscì di strada e si schiantò contro un albero, prendendo fuoco.
Paul sbatte la testa contro l'albero, sia McCartney che la ragazza persero la vita. Stando ad una seconda teoria, Paul rimase decapitato. Ricevuta la notizia, gli altri tre Beatles, insieme ai loro manager, decisero di seppellire Paul segretamente. Si misero alla ricerca di un sosia e scelsero William Stewart Campbell, che per somigliare a Paul si sottopose ad alcuni interventi di chirurgia estetica. Stando ad altre versioni, il sostituto sarebbe William Shepard. Ora mettiamo le immagini a confronto. In pole position troviamo Michael Jackson, anche noto come re del pop. Il 25 giugno del 2009 a Los Angeles, alle ore 14:26, ora americana, perse la vita a causa di un'intossicazione acuta da propofol, un potente anestetico. Nonostante fosse stato portato d'urgenza in ospedale, non riuscì a sopravvivere. Esistono svariate teorie sulla morte di Michael, ma oggi parleremo della teoria secondo cui lui sarebbe ancora vivo. Michael, dopo la sua morte, potrebbe essere apparso pubblicamente sotto altre vesti, come ad esempio Dave, la donna misteriosa presente al suo funerale, o Teddy Perkins. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate like, commentate e condividete e suggeritemi nei commenti su quali altri misteri indagare. E come sempre ricordate, #io resto a casa. Al prossimo video.